Introduci tu, perché noi abbiamo un déjà vu, cioè abbiamo rivediamo quella che è stata storia ovviamente molto simile. Sì, vabbè, però è un po' diversa, nel senso che io avevo 34 anni, ero diciamo nel Franco viene da 3 anni che non stava più giocando, no? L'abbiamo coinvolto, secondo me ha fatto 2 mesi e mezzo di allenamento dove si è messa alla prova, ha fatto una fatica incredibile, che delle volte si è anche allenato da solo per provare, per vedere se riusciva a ritornare, e noi siamo molto contenti, ma proprio non sul solo l'aspetto del giocatore che conosciamo tutti, è indiscutibile e sicuramente ci aiuterà come faranno tutti gli altri, non in più e non di meno. Ma sull'aspetto dell'uomo, nell'aiutare i suoi compagni di squadra, i giovani e i vecchi, sarà un punto di riferimento nello spogliatoio, che per me è fondamentale, no? E si divertirà a tornare a giocare, che è la cosa più bella, no? Noi quando ero giovane dicevano ma tanto prima o poi smetti di giocare, stai nel cimitero degli elefanti, io l'ho tirato fuori dal cimitero degli elefanti e quindi siamo tutti molto felici di avere Franco, al di là dell'aspetto del calciatore, proprio sull'uomo, sta con noi, Franco non poteva stare fuori, al di là del giocare o non giocare, non poteva stare fuori da una società di calcio, che Franco che adesso giocherà, ma deve essere, poi nel tempo sarà coinvolto in qualcosa che lui gli piacerà fare, insomma, perché Franco non può stare fuori dagli schiacci. Domenica Franco gioca dall'inizio per un tot di minuti, quindi giocherà. Penso che abbiamo un giocatore di qualità, un giocatore dove sa dove far arrivare la palla, anche nei momenti che potremmo avere dei momenti, adesso non lo so a partita di domenica come sarà, però nelle partite che ci succederanno, insomma nel proseguo del nostro cammino, noi abbiamo proprio delle volte un poco di difficoltà nella gestione, lui sicuramente su questo è molto bravo e quindi ci aiuterà molto. Noi dobbiamo fare una partita d'attacco, dobbiamo cercare di andare a fare gol. Dobbiamo cercare di vincerla, è importantissimo. Non posso pensare a una partita diversa da quella che dobbiamo fare, da quello che ci stiamo preparando a fare. Noi dobbiamo andare a fare gol, vincere la partita, prepararci bene domani, fare la rifinitura e poi prepararci bene mentalmente, perché poi dopo sì, è una squadra che ha 2 punti, è una squadra in difficoltà, però tutte le partite vanno prese sempre con la stessa maniera, con la stessa in questo stesso modo, insomma, di pensare, di essere concentrati, perché se non ci vai con concentrazione, con la voglia, determinazione, poi puoi trovare delle brutte sorprese. Noi questo non ce lo possiamo permettere.